Buongiorno a tutti, ci manca un pezzo così per raggiungere il traguardo dell'operazione complessa e importante dell'internalizzazione dei servizi di pulizia all'interno delle scuole. Abbiamo assunto 12.000 persone, che è un personale aggiuntivo nella pubblica amministrazione e nelle scuole, per tutta l'emergenza anche che dobbiamo affrontare in questi giorni. Abbiamo nel decreto rilancio trasformato i contratti part time in full time ed ora nella legge di bilancio dobbiamo rendere stabili questi contratti. È per questo che io parteciperò alla manifestazione dei sindacati a settembre per dare il mio sostegno a questa trasformazione in full time definitivo. Allo stesso tempo stanno arrivando alcune segnalazioni importanti su problematiche che ricevono i singoli lavoratori. Ci sono trasformazioni da part time a full time che stanno trovando dei problemi e l'assegno familiare che non è arrivato a tutti. Sono tutte tematiche che ho riportato in questi giorni al Ministero dell'Istruzione affinché si risolvano al più presto, ed è mia intenzione continuare a mantenere un presidio costante, come ho fatto in questi mesi e in questi anni, per risolvere tutte i minimi problemi che ci sono in un'operazione stratosferica e storica che è stata quella di assumere 12.000 lavoratori e completare per sempre con un pezzo di privatizzazione della scuola che esisteva nella scuola da 25 anni. Continueremo fino al 2020 per chiudere definitivamente, con tutti i risultati positivi, questa straordinaria iniziativa condotta in questi anni insieme a tutti voi.